Crollo ascolti Mediaset, flop Signorini e Barbara GF VIP pomeriggio 5 sconfitti. Crollo ascolti sulla rete Mediaset per Barbara D'Urso e Alfonso Signorini. I dati Auditel di questo lunedì 23 gennaio 2023 segnalano un evidente flop per il Grande Fratello VIP pomeriggio 5. Entrambi sconfitti dai rispettivi competitori in onda su Rai 1. Suona così il campanello d'allarme per le trasmissioni di Canale 5, così come continuano ad essere sottotono gli ascolti della soap opera Un altro domani, che al pomeriggio registra dati ben al di sotto delle aspettative, rispetto a quelli delle altre serie trasmesse nel pomeriggio. Nel dettaglio, il crollo ascolti Mediaset è evidenziato in primis dal flop registrato questo lunedì sera dal Grande Fratello VIP 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, nel pieno della stagione invernale, si è fermato ad una media di appena 2,6 milioni di spettatori, ottenendo uno share complessivo del 19%, nonostante la chiusura a tarda notte. Ad avere la meglio è stata la fiction Blackout con Alessandro Preziosi, seguita da una media di oltre 4,1 milioni di spettatori, pari al 21% di share. Un dato decisamente basso per il GF VIP che, in queste ultime settimane, sembra aver perso appeal sul pubblico del prime time di Canale 5. Tanto da non riuscire più a toccare la soglia dei fatidici 3 milioni di spettatori, come accadeva fino a qualche settimana fa. Il reality show non se la cava benissimo neppure in Daytime, dove la striscia quotidiana ha registrato una media del 17,60% di share contro il quasi 20% registrato nella stessa fascia oraria dal Paradiso delle Signore 7. La situazione non migliora con Barbara D'Urso, al timone di pomeriggio 5 nella fascia del Daytime pomeridiano di Canale 5. Nelle ultime settimane, la conduttrice partenopea è stata letteralmente surclassata dal programma competitore in onda su Rai 1, La Vita in Diretta. Nella giornata di lunedì 23 gennaio, sono stati ben 2,7 milioni gli spettatori che hanno seguito il talk show condotto da Alberto Matano, che ha registrato una media del 22,18% di share. Su Canale 5, invece, l'appuntamento con pomeriggio 5 è stato seguito da una media di 1,5 milioni nella presentazione, e 1,9 milioni nel programma vero e proprio, con una media complessiva che si aggira sul 14,50% di share. Sempre al pomeriggio, continuano ad essere sottotono gli ascolti della soap opera Un altro domani, in onda prima di pomeriggio 5 nel Daytime feriale. L'appuntamento di lunedì pomeriggio si è fermato ad una media di 1,4 milioni di spettatori, totalizzando appena il 14% di share. Trattasi della soap meno vista del pomeriggio televisivo italiano, ben distante dai dati di Beautiful e Terra Amara. Poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.